E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con un nuovo cast. Io sono Blackforce e oggi vi porto un bel PVZ. Dal lato Zerg in basso a sinistra abbiamo EG Revival, Corea, e dal lato destro in alto abbiamo Liquid Hero, Corea. Quindi andiamo a vedere come si evolverà la situazione. Questa partita dei VCS America, due coreani in America, lol. E comunque, ma che possiamo dire? Volevo parlare della patch in questo video, però lo farò in un altro video esclusivamente sulla patch. Qui dico solo, quindi l'argomento Paz lo rimandiamo ad un'altra volta. E in questo video all'inizio, intanto che vediamo le loro aperture, poi magari velocizzerò per mandare avanti, diciamo qualche cosina riguardo alla mia situazione. Sto per andare in platino, spero il più presto possibile, dato che non so, delle volte gioco benissimo, delle volte gioco malissimo. Sono un attimino discontinuo in questo periodo a causa non poter giocare sempre, causa scuola, sport, cazzatine varie, e quindi ci sono queste situazioni che tipo ieri ero top gold number one e oggi ho perso 3-4 partite di fila, dopo avevo anche sclerato, quindi boh, così. Ho aperto lì la mia scuola, la mia academy di StarCraft, dove aiuto dei ragazzi che voglio, sono le prime armi o comunque vanno da pochissime partite fatte alla platino, quindi bene bene. Sono contento di aiutarli, tutto gratuito, tutto a puro fine di divertimento e istruttivo. E ok, detto questo andiamo a vedere, magari farò vedere qualche loro partita fra di loro o qualcosa del genere, vedrò cosa poter scrittare. Andiamo a vedere le aperture. Lo Zerg va a fare Hatchery e poi Pozza, mentre il Protoss una Forza Expand. Abbassiamo la velocità. Zerg va a fare una Hatchery e poi Pozza in un PVZ. Dunque, scelta abbastanza azzardata, perché il Protoss ti mette un pilone qui, ti complica veramente molto la situazione, perché ti ritarda l'Hatchery, ti ritarda la pozza, perché ovviamente non potendo mettere giù l'Hatchery devi buttare giù la pozza per fare degli Zerglin, per distruggere il pilone, ma soprattutto per difenderti da una fast attacco da parte del Protoss, magari anche un 2 gate di Zeloti, un cheese di questo tipo. Comunque ti può mettere in seria difficoltà, mentre se tu hai prima la pozza e poi l'Hatchery, puoi subito fare degli Zerglingi per andare a distruggere il pilone e comunque essere un attimino più safe, avendo anche poi la regina un attimino prima. Il Protoss Forza Expand è una delle due aperture che ha. L'altra è rimanere e chiudersi in base, sempre bloccando l'apertura qui, ma è un'apertura molto più magari per aprire con Oracle, non so, perché comunque ritarda molto la macro e la indebolisce veramente, mentre la Forza Expand è vero, dà la possibilità allo Zerg di farsi subito tre basi, di andare subito su tre basi, e quindi comunque sei indietro di macro, però è un buon compromesso dal rimanere a una base contro due. Almeno il Protoss può cominciare a evolvere la sua tecnologia sempre più in modo più veloce, e dopo aver ovviamente fatto esplodere la sua macro essendo a due basi. Qui deve chiudere con il centro cibernetico, che fa qua, vabbè. Qui normalmente va al centro cibernetico per chiudere, e il cannone ovviamente dietro per attaccare gli zerglini che vogliono attaccare. Vedete, lo zerg va a prendersi subito una terza fastissima, fast. E qui vediamo, normalmente il Protoss può tentare gate unit, o magari sarebbe bello vedere qualche cosina di aereo andare a infastidire lo Zerg, che
soffre abbastanza le unità aeree, soprattutto all'inizio, perché le resine, va bene, sono una buona unità antiaerea, ma sono comunque lente, soprattutto se portate fuori dal biostrato, non possono difendere in modo ottimale. Bunneling da parte dello Zer, quindi probabilmente vuole provare a sfondare il muro costruito dal Toss e chiudere velocemente la partita. Va a fare lo Zelota, il Protoss. Ha preso due gas, ha asserilito, incremento metabolico, non ha ancora ricercato l'incremento metabolico, non ha ancora ricercato l'incremento metabolico lo Zerg, anche se è un attimino con le spene, un attimino in là, ha preso un estrattore e basta, ha fatto una, quattro resine A, una, due. Due resine, si sta completando la terza hatchery, e il Protoss fa prendersi anche i rimanenti due geyser di Vespene. Intanto vediamo che lo Zerg ha fatto abbastanza Zerglick per andare a vedere com'è la situazione qua davanti, e non aver chiuso qua potrebbe dare, ecco, grandissima la sentry cronobustata da Liquid Hero, che vuole anche fare un altro sentry, che appena ha scattato quelli Zerg con lo Zelota, perché non aver chiuso qui può creare qualche problema. È un bel force field, è la cosa migliore che ci può essere. Un force field costa 50, costa anche abbastanza un force field. Questa massa di Zergling si ferma qui e una parte si evolve in Bunneling. Quindi volete proprio schiantarli sul muro, e quando andate a schiantarvi sul muro, ricordatevi che la forza è quella che ha meno vita di tutti e può essere distrutto più facilmente, mentre il gate e il centro cibernetico, quando è qua, sono da evitare perché hanno comunque più vita. Attenzione, attenzione, persi tantissimi bundling inutilmente da parte dello Zerg. Però ora lo Zerg è dentro, vediamo cosa farà. Attenzione, un sacco di Zergling persi, di Bunneling persi in modo barbino da parte dello Zerg, perché dopo andremo a vedere che cosa ha distrutto. Però ora ci sono degli Zergling dentro, ci sono degli Zergling anche in prima base dalla prima base tossa, e c'è un continuo spam di Zergling da parte dello Zurg, che però non sta saturando le proprie basi, quindi sta facendo Zergling. Questo è un bel push potente, dove deve fare danni. Comunque sta negando tempo sul minerale da parte dello Zerg, da parte del Toss, scusate, che sta cronobustando a palla la ricerca del Wargate, e ora qui ha chiuso. Se questa cosa l'avesse fatto un attimino prima, l'attacco Zerg sarebbe andato peggio. Ora lo Zerg si rifà dei bundling. Il primo attacco con i bundling è stato veramente pessimo a mio parere, e il Toss è stato bravo a usare il deposito che c'era qui, che viene creato normalmente per impedire il posizionamento di strutture Toss, specialmente all'inizio della partita. Infatti bisogna distruggerlo per farlo, e aveva sollevato il deposito il Toss, e poi aveva costruito edifici qua. Ma lo Zerg, invece di a parte, vabbè, schiantarsi sulla forza per distruggerla, ha provato a mandare i bundling dentro per andare probabilmente sulle sonde a cercare di fare del danno. Adesso fuori anche il Mothership Core, che trasforma il Nexus in un cannone. Guarda qui, bellissimo force field per dividere gli Zerg, che vengono chiusi in un buco. Guarda qui, tantissime sentry, lo Zelota che fa danno, dato che le sentry hanno un DPS veramente ridicolo, ma sufficiente da indebolire questi Zerg fino a ucciderli. Dicevo, lo Zerg ha voluto provare a mandare i bundling probabilmente sulle linee minerali, ma perdendone molto, facendole scoppiare contro uno Zelota. Il cannone poi ha distrutto diversi bundling, e poi si sono schiantati su cose non importanti. Poteva magari provare a tirare giù il centro cibernetico se avesse voluto provare a fare dei danni. Il suo scopo probabilmente era quello di andare sulla linea mineraria. Adesso il Toss qui ha tre gate giù, e comincia a evocare cose a manetta. Deve difendersi da questi continui push dello Zerg, però ora sembra che lo Zerg si sia calmato un attimino, abbia capito che la sua offensiva non è andata a buon fine, e penso che anche a livello di economia andiamo un attimino a vedere le entrate. Lo Zerg sia sopra lo Zerg in minerale,
è un attimino avanti economicamente lo zar, ma è un vantaggio economico che deve avere lo zar proprio per il tipo di gioco che ha, mentre il TOS può fare affidamento sulla maggior potenza delle proprie unità. Ecco che il TOS va a fare un bel conciglio del crepuscolo, conciglio del crepuscolo da parte TOS con tre gate giù. Si può sospettare anche dei DT, però probabilmente sarà alla ricerca del blink, probabilmente diciamolo un'altra volta, probabilmente. va a ricercare anche il più 1 per l'attacco, il TOS. E lo Zerg va a fare doppia camera evolutiva, ancora Zergling, ora sta evolvendo il vivaio in Tana. Sta evolvendo il vivaio in Tana, parte il TOS con un push con tantissime sentry, veramente tante sentry, per Fofi, per i force field e lo scudo guardiano, perché oltre alle sentry c'è solo uno stalker e uno Zelota. Proxy Pylon da parte del TOS, che vuole quindi fare un bel attacco qui allo Zerg, che sa, ecco, vedete qui, Santuario Oscuro, Dark Templar e ricerca del Blink, quindi tutte e due le cose da me suggerite prima. E questo può essere un attacco veramente insidioso per lo Zerg. Questa base sarà difficile per Revival tenerla su, dato che Liquid Hero è dentro, c'ha un sacco di sentinelle con le quali può bloccare gli Zergling in vari modi e usare soprattutto questi Stalker, questo pilone che ha evocato insieme Stalker e Mothership Core per fare più danni possibili. Guarda qui, lo Zerg sta spammando Zergling come se non ci fosse un domani. Guardate, bellissimo qui, guardate che bellissime queste Sentry che stanno facendo force field intorno a tutta l'armata, così che gli Zergling non possano attaccare. E anche le Sentry comunque fanno il loro male, è vero che hanno un DPS ridicolo, ma fanno male lo stesso, non è che non fanno male. Questa sonda purtroppo è andata giù, poteva fare magari altri proxy pylon per evocare altre unità in zona più vicine alla main Zerg. Stalker evocati a palla, guardate qui quanti stalker evocati da parte Protoss. Lo Zerg si deve difendere con questi Zergling, con questi Speeding, anzi, dato che hanno le alette, la velocità, e queste Sentry ora sono scariche, non possono fare più force field. Bellissimi comunque i force field da parte di Liquid Hero, ha sterminato tantissimi Zergling e ora può provare ad attaccare la base. C'è rimasto questo piccolo gruppo di Zergling, lo Zerg sta spammando Zergling come se non ci fosse un domani, ma ora non sta saturando questa base assolutamente. E il TOS fra poco avrà finito il Santuario Oscuro e ora sta decidendo di andare a prendersi la terza, il TOS, per andare a pari basi con lo Zerg, cosa che lo Zerg non deve mai permettere di fare al TOS, perché altrimenti se il TOS va a pari macro e se le unità sono più potenti, la sua TESS è più potente, quindi non c'è alcuna via per lo Zerg. Ha evocati degli Zeloti per tankare, per facilitare il compito al DPS fenomenale degli Stalker, e ora il TOS, scusate, si focussa un attimino sulla base, cerca di azzirare questi Zergling che aspettavano i rinforzi per attaccare in massa l'armata TOS. L'armata TOS, benissimo, bellissimo il posizionamento dell'armata TOS. Guardate qui, Zeloti davanti, force field dietro gli Zeloti, quindi se fai gli force field davanti agli Zeloti impedisce, è vero, agli Zergling di arrivare, ma lo impedisce anche agli Zeloti di colpire. Posizionamento dell'armata TOS nell'angolo, di modo che non possa essere accerchiata da parte degli Zerg. E ora questi Dark Templar non scoutati, attenzione, non scoutati, infatti subito due Overseer vanno velocemente in creazione. Questa base non può fare nulla per rimanere su. Aia, sono fatto male, va giù con facilità. E ora ci sono dei 4, 4, 5 DT, 5 DT che fanno malissimo. Lo Zerg ha la fortuna in ozio di poter fare i lanciaspore in modo veloce, che può essere un'arma di difesa, ma neanche tanto, dato che comunque il Dark Templar si mettono poco a tirar giù un lanciaspore. Arriva questo Overseer che permette alle unità Zerg di colpire i Dark Templar, ma fanno comunque tantissimo male i Dark Templar, degli Zeloti invisibili, degli Zeloti con Mothership Core. Penso che facciano comunque, no, penso niente, fanno comunque molto più danni i Dark Templar degli Zeloti. Adesso guardate qui, force field bellissimo da parte di Liquid Hero a impedire all'armata Zerg di arrivare. GG da parte di Revival a Liquid Hero. Il Protoss vince questa partita.
veramente bravo di Quidditch, si è dimostrato come si usano i force field, ma soprattutto lo Zergatov ha sbagliato probabilmente quell'attacco lì. Se quell'attacco fosse andato a buon fine, il Toss non avrebbe potuto fare niente per tornare a parità di macro. Quindi un bel GG a Liquidiro, un GG alla Cat, a tutti voi che mi seguite, e noi ci vediamo al prossimo cast. Ciao ragazzi.